E ciao a tutti e bentornati a Tutenwood, il nostro villaggio in Manor Lords. Nello scorso episodio abbiamo iniziato il villaggio, abbiamo creato le nostre prime casette e adesso stiamo finendo le casette aggiuntive, in modo da permettere in futuro a più famiglie di vivere nel nostro villaggio. Come potete vedere, questa è la mappa attuale dove ci troviamo. Abbiamo iniziato la raccolta delle bacche, abbiamo qui una casetta di foraggeri nascosta in mezzo alla foresta e qua giù abbiamo della selvaggina da andare a prendere in futuro quando avremo qualche famiglia in più. L'obiettivo di oggi è un obiettivo molto importante e cioè quello di portare su l'approvazione sopra il 50%. Prima di continuare iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. Ci sono due vie principali in cui possiamo farlo. O andiamo a costruire una chiesa e quindi aumentare il livello di fede del nostro villaggio, ci andrà ad aumentare poi rispettivamente quanta approvazione ci dà e quindi riusciremo ad avere più famiglie. O l'altra cosa è fornire delle tipologie di cibi diverse nel mercato. Io, invece che andare a puntare alla chiesa, vorrei puntare un pochino al mercato. Quindi voglio dare un attimo un'occhiata qua all'approvazione, voglio vedere un attimino come siamo messi intanto che vengono costruite queste case. E nel caso, una volta che avremo finito le stazioni di bacche, perché non ne avremo più, voglio andare a prendere gli animali in modo da fornire sia bacche che carne e di conseguenza poi riuscire ad avere i due tipi di cibo. Un'altra scelta che possiamo fare è spendere la limitata quantità di soldi che abbiamo per andare a costruire dei pollai e delle vendite di carote nelle nostre case. Occhio però perché queste cose ci costano 15 e 25, quindi una volta che l'abbiamo fatto non possiamo più spendere soldi in nulla. Insomma, come potete vedere abbiamo davvero tante scelte. Personalmente, secondo me, la scelta migliore è quella di andare a fare appunto la produzione di carote e altre cose. Perché la costruire la chiesa è qualcosa che possiamo fare più avanti. Quindi, vado qua al Burgage, come mi avete detto di chiamarlo nei commenti, e vado a fare un orto nella casa più grossa, e in quella più piccola vado a fare il pollaio. Fine. Io non farò altro. Con questo, pian piano questi venditori avranno la loro bancarella nel mercato per vendere pollame e carote e dovrebbero portarci su l'approvazione. E dovrebbe essere conclusa lì la cosa. Quindi, adesso diamo un attimino un occhio all'estrazione del legno per scaldarci, che è il rifugio del boscaiolo. Ce l'abbiamo, perfetto. Andiamo quindi a velocizzare un pochino il gioco. Ok, due Burgage sono a posto. Burgage, mi devo abituare a chiamarli col nome giusto. Adesso dobbiamo semplicemente aspettare che questo senzatetto sparisca una volta che sono passati altri 30 giorni. E poi saremo a posto. Ecco qua, abbiamo una casa in più, quindi una volta che saremo sopra il 50% avremo la possibilità di crescere le nostre famiglie. Adesso aspettiamo un pochino che i loro signori qua vadano a produrre cibo col pollaio e con le carote. Vedete che pian piano sta salendo, abbiamo la varietà di cibo. Una volta che sarà sparito quel meno 6, noi saremo completamente a posto. La nostra approvazione sarà al 51 e quindi avremo una scelta demografica, una crescita demografica. La prima cosa che faremo una volta che avremo la crescita demografica sarà piazzare qualcuno di nuovo ad estrarre legna. E quando abbiamo già la famiglia, guardate. No, scherzavo, sono pazzo io. Abbiamo già la casa pronta, scusate. La prima cosa che farò sarà ripiazzarli in segheria. La seconda famiglia che arriverà gli andremo a far costruire la baita dei cacciatori per gli animali selvatici. Vedete che qua sono quasi finite le case.
Poi, per quanto riguarda le monete, quello si tratta di commercio e lo faremo una volta che il nostro villaggio sarà cresciuto abbastanza. Un consiglio da parte mia, una piccola pausa. Coi salvataggi, se avete più di un villaggio e volete giocare ad entrambi, create dei salvataggi diversi. Perché per qualche motivo mi ha cancellato parte dei salvataggi, il salvataggio automatico. Quindi io sto salvando tutto in doppia copia, come potete vedere. Altrimenti siete fregati. Detto ciò, rifacciamo andare la simulazione. E velocizziamola soprattutto. Ok. Cibo e combustibile, stiamo continuando ad aumentare le nostre scorte. Fantastico. E non ci rimane che aspettare 7 case pronte. Appena riusciremo ad andare via con quel meno 6 dei senza tetto, saremo a posto. Guardate, più 3 nella varietà di cibo. Molti continuano a dire di andare a costruire quello delle assi, per fare le assi, per fare la chiesa, eccetera. Raga, a me non piace come cosa da fare quella. E il motivo è molto semplice. Perché dovrete andare a gestirvi 5 famiglie in 8 posti di lavoro? Preferisco aspettare e sfruttare le mie bancarelle per farlo, sinceramente. Dobbiamo letteralmente aspettare che questi senza tetto spariscano. Ci vuole un po' di pazienza. Bisogna prendere un pochino più per le lunghe, ma fidatevi, ne varrà la pena. Specialmente quando questo bourgage sarà a posto. E poi possiamo anche andare a fare le stazioni delle bacche se arriveremo all'inverno. Quindi la costruzione di tutto è conclusa. Noi abbiamo ancora 9 di legname. Quindi possiamo permetterci di fare il campo di caccia. Se andate a inserire il campo di caccia all'interno dell'habitat, gli animali si sposteranno, quindi occhio. Mettetelo al limite, non sul campo di sul terreno degli animali. Allora, io direi di fare il più vicino possibile qua. Perfetto. E poi andiamo a fare questo. Ok. Così siamo pronti con l'inverno. Quando le bacche non cresceranno più in inverno, andremo a spostare quelli che lavorano al deposito di bacche all'interno della cacciagione. Limite di caccia lo mettiamo a 8 su 20. Mi sembra più che buono. Guardate, 50% di approvazione. Ah, di poco. Ah, di poco, di poco, di poco, di poco. Per poco non siamo arrivati al 51. Che sfiga. E niente, tocca aspettare un altro pochino. Siamo a settembre. Tra un po' le bacche perderanno la loro scorta. E quindi andremo a spostare quella famiglia al campo di caccia. Vi ricordo che nello scorso episodio noi abbiamo iniziato a prendere le trappole che ci andranno a fornire qualche introito passivo di carne, una volta che avremo dei lavoratori là. Allora, noi abbiamo 18 mesi di combustibile, quindi per il momento direi che al rifugio del boscaiolo siamo a posto e possiamo rimetterli a lavorare in segheria. 19 mesi di combustibile credo siano più che sufficienti. Guardate, 49%, dai che ci siamo quasi. Quasi al 50. Le bacche si stanno esaurendo perché non si stanno più ripristinando. Quindi una volta che i nostri foraggeri avranno finito, come detto prima, li sposteremo al campo di caccia. 50. Bassa crescita. Se riusciamo a stare stabili sul 50 per un pochino, dovremmo avere la nostra prima famiglia aggiuntiva. Che a questo punto io metterò direttamente al campo di caccia, neanche a giocarmela tra segherie e boscaioli. 51! Fantastico, regà, fantastico. Forza famiglia aggiuntiva, forza. È tempo per te di trasferirti da noi. 52. Fenomenale. Come potete vedere, si riesce benissimo senza una chiesa ad avere l'approvazione sopra il 50%. Senza dover andare a trasferirvi e far mille cose diverse. Le bacche sono quasi esaurite. Quasi. Ah, 48. Che sfiga. Pian piano ce la faremo, pian piano. Intanto guardate quanta scorta di bacche abbiamo. Dopo inizieremo a lavorare con la carne, vedrete che avremo meno problemi.
Per fortuna gli animali non sono stagionali, quindi non saranno un problema. Siamo ancora solo 5 famiglie, purtroppo. Ma sapete cosa? Visto che tanto non dobbiamo costruire nulla per un po', sta famiglia aggiuntiva che non fa nulla, andiamola a lavorare nel campo da caccia, visto che tanto non deve far nulla. Così ci dà un filino più di varietà di cibo e magari riusciamo a ottenere la famiglia aggiuntiva più velocemente. Lì. Allora. Noi abbiamo 18 mesi tranquilli di combustibile, quindi non è un problema. Legname, lo stiamo accumulando anche qua. Ottimo. Se non ricordo male possiamo arrivare solo a 28 in segheria. Poi si ferma la cosa, quindi una volta che siamo a 28 torneremo a prendere il combustibile. Oh, lì, 53. Winter is coming. Oh, e guardate un po', stiamo ottenendo la nostra carne finalmente. Ottimo. Ok, ora non ci rimane che... Ah, dai, 49, davvero. Bro... Era 54. E niente. Tocca aspettare un altro pochino, raga. Sempre 49. Ce la possiamo fare. Pian piano. Ecco qua, 50. Siamo già arrivati. Pian piano con l'aggiunta di carne non avremo problemi. Poi una volta che il deposito sarà a zero, noi toglieremo le persone che sono al deposito finché non torna la primavera. Perché tanto è inutile tenerle lì. E non andremo a fare altri lavori. Quindi aspettiamo un pochino. Tanto ormai ne sono rimaste ben poche. 14. Oh, la carne sta vendendo che è un razzo proprio. La gente se la divora sta ciccia. Allora, sta famiglia aggiuntiva, su. Ce l'abbiamo la crescita demografica, facciamola arrivare, su su su. 8. Qua abbiamo detto di mettere il limite a 8 ai cacciatori, così non vanno a cancellare tutti gli animali. Se non mettete il limite e cacciate tutti gli animali, vi siete fregati gli animali, quindi non mettetene troppi. 4 rimaste. E poi ci siamo. Oh, 56, questo mi piace vedere. Adesso dovremmo stare fissi in positivo, si spera. Si spera. Nuova famiglia, ce l'abbiamo fatta, signori. Ok, manca una bacca, perfetto. I nostri estrattori di bacche qua, li possiamo tirare via. Anzi, sapete cosa? Li possiamo lasciare lì per un pochino, perché devono vendere al mercato. Quando avranno finito di vendere al mercato, poi li tiriamo via del tutto. Allora, finalmente noi abbiamo una famiglia aggiuntiva, ottimo, che può di nuovo mettersi a costruire. Ci è molto utile. Allora. Abbiamo la caccia, abbiamo lì. Quindi io direi che la prossima cosa inizierà a lavorare con un pochino di assi. Quindi costruzione. Andiamo a fare le assi. Allora, assi e tutte cose dovete metterle vicino ai magazzini, perché le assi, non, quelli che lavorano alla segheria per fare le assi, non andranno a prenderle dai boscaioli le assi. Andranno a prenderle dal magazzino, quindi metteteli vicino al magazzino in modo che debbano fare un viaggio molto breve. Io li metterò letteralmente qui. Voilà. Perfetto, adesso siamo un 51 fisso. Fantastico. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui City Builder. Tanto
Intanto noi qua abbiamo i nostri cacciatori, i nostri boscaioli che stanno facendo pulizia. Ok. C'ho ancora 20 bacche in dispensa al mister qua. Va bene, allora ti lascio il posto al mercato, dai. Ti lascio lì per il momento, tanto non ho quei gran bisogni. Cacciatori invece non sono al mercato. Carcasse, risorsa di passaggio. Questa non l'avevo mai vista, regà, il carcasse, quindi non ho la più pallida idea. Oh, è arrivato l'inverno. Ok. Sono arrivata alla parte un pochino più problematica. Allora, noi abbiamo 30 di legname quasi, quindi io direi di togliere la gente qua e di rimetterla ad estrarre carburante per tutti. Sta arrivando anche la neve. Perfetto. E adesso noi continuiamo ad aspettare di avere un'altra crescita demografica. Abbiamo bisogno di un'altra famiglia. Così possiamo metterli al lavoro in segheria e fare qualche asse. Occhio con la crescita demografica a non crescere troppo velocemente, perché altrimenti non avrete abbastanza cibo e combustibile per i vostri abitanti. Cercate sempre di avere una crescita di combustibile e cibo prima di far arrivare altre famiglie. Oh, guarda che bello. Hanno anche delle pelli. Ok. Oh, 58, 59. Guarda che bello. Spettacolo. Tanto noi stiamo continuando a guadagnare mesi di posto. Oh, nuova famiglia. Ottimo. Allora, questa nuova famiglia, sapete cosa? Invece che mandarla in segheria, a me piacerebbe fare il posto del commercio. Dov'è che era? Qua. Con il posto di scambio mi piacerebbe avere. Ecco qua. E li metteremo a commerciare. Perché? Perché io voglio vendere, se posso, quelle pelli che abbiamo. Se non me lo fa fare, le trasformeremo in cuoio, in modo da fare qualche soldino extra e con questi soldini andare a potenziare ulteriormente le nostre casette con produzione di cibo ulteriore, che mi sarebbe alquanto comodo al momento, soprattutto questi qua larghi che li ho lasciati larghi apposta. Quindi diamogli un pochino di tempo che vada in costruzione, tanto di legna ne abbiamo una marea. Vedete che intanto qua stiamo accumulando combustibile, tutto fantastico. Un'altra cosa da fare, noi abbiamo messo i buoi lì, ne? Dobbiamo mettere un'altra stanga con un altro bue da un'altra parte. Però lo faremo una volta che avremo un altro lavoratore. Qua ci siamo quasi. Oh, nuova famiglia, fantastico. Quindi, dov'era? Agricoltura? No. I menu sono ancora un po' un'incognita per me. In logistica? Sì, logistica, ok. Abbiamo una stanga laggiù. Adesso ne andiamo a mettere un'altra qui. Ecco qua. E andiamo anche con la strada a far così. Perfetto. Una cosa che non ricordo se abbiamo messo. Abbiamo messo noi un pozzo? Prima
che la cosa diventi per noi un problema? Sì, abbiamo il pozzo, perfetto. Occhio che se non avete pozzi aumenta anche il rischio di incendio, eh. Quindi... sapete cosa? Anche questa stanga, forse sarebbe meglio spostarla e metterla vicino qua ai magazzini e ai punti di scambio. E tanto sempre da qua devono andare a prendere la roba, quindi... se noi lo mettiamo qua... mettiamola qua. Mettiamo due stanghe, tanto... poi gliela facciamo riprendere, magari ci metteremo un altro pozzo laggiù. Richiesta altissima, per favore. Mentriamo ora priorità, così andranno a farli. Questo a cosa ci serve? Una volta che abbiamo la stanga e ci mettiamo una famiglia a lavorare, quando stiamo costruendo qualcosa, i costruttori non dovranno più andare a prendere il bue, ma ci penserà la famiglia che lavora nella stanga a prendere il bue. Questo è molto molto utile. Ecco qua. Quindi i costruttori non dovranno più occuparsi di gestire il bue, ma lo farà la famiglia che è lì. Ed è una cosa molto molto buona. Detto ciò, famiglia al punto di scambio, commercio, e andiamo a vedere un pochino pelli. Possiamo vendere le pelli. Quindi andiamo a fare esporta. Per noi di pelli al momento frega averne 5. Tutto il resto lo andiamo ad esportare. Questo vorrà dire che pian piano questo andrà a vendere le pelli che abbiamo e a darci soldi. Cosa molto molto utile, come potete immaginare. Ok. Prossima famiglia che avremo, l'andremo a mettere in segheria e poi bigantino. Allora, noi quante case abbiamo? Abbiamo 8 case e 8 cose qua. Perfetto. Io direi che possiamo andare a inserire qualche casettina aggiuntiva. Quindi. Vediamo un pochino lo spazio qua, se è troppo grande. Altrimenti lo andremo a ridurre. Vediamo un pochino. Gira, gira. Gira. Troppe. Quindi 4 case... magari giriamolo però così. Così si affacciano sul mercato. 5 case con 5 cortili. Mi piace, mi piace. Ok. Possiamo farlo. Poi una volta che avremo abbastanza soldi, prima ancora di andare a potenziare le case, perfetto, andiamo a ordinare bue. Perfetto. Poi qui abbiamo un'altra casetta piccola, li andiamo a mettere. Andiamo a metterli. Vediamo un pochino. Aumentiamo le nostre risorse per ora, dai. Aumentiamo le nostre risorse e mettiamo il pollaio. Ok. Non ho capito perché è più 6 sulle case, se io ne ho fatte 5, ma vabbè. Ah, perché la casa qua non conta finché non è finita di costruire. Non è un problema. Ci vorrà nulla a farla. Perfetto. Facciamo ripartire. Sta per arrivare anche la primavera. Quindi fantastico. Allora, noi abbiamo già 17. Quindi adesso possiamo fare il campo di carote in questa casa enorme.
Ok, questo dovrebbe darci ancora più varietà di cibo, che ci dovrebbe servire assai. E adesso aspettiamo. Per il momento non mi interessa di avere degli artigiani. Perfetto, abbiamo la possibilità di creare delle erbe. Come si ottengono le erbe dal campo qua del foraggere? Dobbiamo avere abbastanza assi. Quindi ci servono due assi, al momento non ne abbiamo. Aspettiamo un pochino di avere la prossima famiglia, una volta che avremo costruito le case. Questo è già a buon punto, quindi mettiamo la priorità massima, così costruiranno subito questa. E poi andremo a farlo. Allora, il nostro magazzino è pieno. Quindi sarebbe conveniente per noi espanderlo. Non possiamo farlo perché di nuovo non abbiamo assi. Nuova famiglia. Ok, allora, legna ne abbiamo 13. Io direi di andare a fare un pochino più di legna. Qua ne abbiamo 19 qua. Ah, perché li abbiamo già spesi per gli edifici. Allora, andiamo a prendere qua. Mettiamola a fare qualche asse, con queste asse poi andremo ad espandere i nostri magazzini, i granai, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. E adesso di nuovo aspettiamo di fare un po' di soldi per espandere anche queste. Andiamo a vedere per il commercio. Ecco qua, siamo all'esportazione. Potremmo anche creare una rotta commerciale, eh? Non sarebbe male, non sarebbe male. Vedremo, vedremo. Tanto tutta questa varietà di cibo ci andrà a dare molta approvazione, guardate. 12 punti di varietà di cibo. Wow. Dobbiamo sempre tenere un occhio a combustibile e cibo anche, mi raccomando. Però vedete che continua ad aumentare, 22 mesi, quindi noi siamo molto tranquilli al momento. Non abbiamo problemi, anche col cibo siamo molto tranquilli. Tra un po' dovrebbe arrivare anche il secondo bue è già arrivato, fantastico. Quindi dovremo poi andare a fornire un'ulteriore famiglia nell'altra stanga, per il momento non mi interessa più di tanto. Sì, lo so che il deposito è pieno, non ho abbastanza assi. Dammi tempo, dammi tempo. Oh, nuova famiglia. Ok, allora, sta nuova famiglia andiamo a mettere in segheria, a darci un po' di legno. Vai bello. Allora, per le costruzioni io voglio tenermi dietro 15 di legno fisso. Quando ho più di 15 di legno, allora puoi farmi le assi. Nel mentre noi stiamo continuando ad accumulare soldini, siamo già a 18, 22. Quando arriviamo a 24, direi di fare la rotta commerciale. Vediamo un pochino. Di pelli non ne abbiamo tante. Facciamo così allora, prima di andare alla rotta commerciale, andiamo a fare un altro orto qua. E poi ne faremo un altro qua quando avremo i 15. Sì, lo so che il granaio è pieno. Ok, adesso posso andare ad espandere granaio e magazzino. Servono anche 5 di pietra. Solo per quello. Allora, facciamo così. Tu per il momento vai. Per la pietra dobbiamo ancora estrarlo, quindi quello sarà per il futuro. Abbiamo 1200 di pietra, ne abbiamo finché vogliamo. Quindi non è assolutamente un problema la pietra. Quante ne abbiamo da parte? Ne abbiamo ancora 10, quindi ottimo. Non è un problema. Nuova famiglia. Fantastico. Allora, la nuova famiglia la mettiamo nella stanga qua giù. Così adesso possiamo gestire i due buoi senza problemi. Siamo arrivati a 15, possiamo permetterci di nuovo carote.
Ecco qua. E con la varietà di cibo direi che siamo messi abbastanza bene. Di bacche siamo pienissimi e vi dirò di più. Le prossime famiglie che andranno le andremo a inserire qua a prendere ancora più bacche, perché vedete che il deposito è quasi sempre pieno. Io lo voglio tenere quasi sempre vuoto quel deposito lì. Perché tutte le bacche, quando il deposito è pieno, che non vengono prese, sono bacche sprecate. Allora, di combustibile stiamo iniziando a calare quanto ne riusciamo a tenere. Quindi non bene. Direi che è tempo di andare avanti, perché sarebbe buono andare a fare una chiesetta, sbloccare il prossimo livello e fare la produzione di carbone. Sarebbe molto buono come cosa. Quindi andiamo a fare... dove stava la chiesetta? Qua. Chiesa. E vediamo un pochino dove metterla. Non abbiamo abbastanza risorse. 5 di legna, sono sicuro che l'abbiamo. 20 assi, 10 pietre. Ce ne abbiamo le risorse, ragazza mia. Ah, ok, erano appena arrivate, perfetto. Allora, la chiesetta io l'andrei a mettere qua sul mercato. Così finalmente possiamo iniziare a sbarazzarci di questa foresta. Lì. Poi prendiamo la strada. Dimmi un po' cosa c'è. Questo è pieno. Ah, tu sei già pieno di assi? Fantastico. Oh, venderemo l'extra. Allora, stavo dicendo, continuiamo le nostre stradine. Lì. Così qua possiamo permetterci qualcos'altro. Ok, ottimo. Continuiamo a far soldini, intanto pian piano. Cibo, continuiamo ad accumularne, fantastico. Combustibile, noi invece continuiamo a calare. Quindi facciamo così, diciamogli, sgombra area di lavoro. Svuotami sti alberi. Così dovremmo avere meno problemi. Ebbene, signori, io direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Nel prossimo episodio andremo a sfruttare la chiesetta, iniziare a potenziare le nostre case e aumentare di livello il nostro villaggio. Abbiamo anche una nuova famiglia. Wow. Ciao!